Grazie, benvenuti in realtà, perché questo è il mio primo video mobile, cioè che registro su mobile di Clash Royale. Questo è il mio secondo account, perché nel mio primo account c'ho 6.000 coppe raggiunte da poco. Questo è il mio deck e faremo qualche partita. E niente, faremo un po' di ladder con questo deck. Vediamo che partite ci escono. La tecnica è difendere quando non c'è il per 2 e poi quando c'è il per 2 fare una specie di trenino col pecca. Mettiamo un principino da dietro e vediamo che cosa fa il nostro avversario. Lancerei un minatore qui per cedere la pirotecnica. Perfetta la guardiana messa così. E adesso bisogna solamente difendersi dal domatore, dal principe. E vediamo se riesco a fare il push. Niente, lui usa la tornado, ma ci riesco, dai. Io ho inflitto un sacco di danni. Lo stregone di ghiaccio potrei anche lasciarlo. Anzi, fare di questo. Perché alla fine non è così tanto un problema. Metto un principino a destra. Sono pronto a mettere il minatore qui. E lui fa un grandissimo errore perché non sa che ho il pecca. Mi attivo la centrale. Ho sbagliato. Non mi attivo la centrale. Abilito. E gli faccio la torre. Questo è proprio uno che non sa giocare. Cioè, non so se non sa giocare. Credo di sì, che non, credo che non sappia giocare. No, 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 devo fargli tre corone, devo fargli tre corone. Quello, vabbè, dai, lo lascio andare. E invece no, orda di scheletri. E si vince. Questo è come si usa il mio deck. Oddio! Regà? Baule delle truppe delle torri, vediamo un attimo. Cosa c'è dentro? Apriamo. Torre della principessa. Se non erro, doveva, anzi poteva esserci anche il cannoniere, se non erro. Poi potevo usare le frecce, altri deck. Con altri deck interessanti. Proviamo invece l'esordio del cannoniere. Questo è il mio deck. Ci stanno pure le evoluzioni, quindi perfetto, andiamo in una 1v1, sì. Vediamo. Allora, vero, non dovrebbe partire, ma se metto l'orda di scheletri, sono sicuro che questo nostro avversario sa e ha capito che il cannoniere non fa danni ad aria. Mette la scintilla. Buona. Perché ho l'orda di scheletri. Dovrebbe avere gigante goblin, credo, perché spesso la scintilla si usa per questi deck. No, a gran cavaliere. A gran cavaliere metto subito pecca. Orda di scheletri. Minatore veloce, minatore veloce. Mi sa che ho perso perché questo, il cannoniere fa abbastanza schifo, devo dire. Fa veramente schifo il cannoniere. Con le torri della principessa ce la saremmo giocata benissimo. Non so come ha fatto. Però non so come ho fatto a non perdere tutte e tre le torri.
Perché infatti, se notate, il cannoniere ha meno vita della torre della principessa. Vediamo. Metto un P.E.K.K.A. dietro. Per caricare ci metto, sempre da dietro metto il mago. Non stare attenti a quel drago infernale perché... devo fare così. Lui mette il Gran Cavaliere, ha fatto una gran giocata, devo mettere Principino. Spirito del ghiaccio qui dietro. Devo subito abilitare, subito abilitare, subito abilitare. E dovrebbero essere, non lo so, se dovrebbe essere almeno una torre. Vedo se faccio la torre. Ok, è torre. Non credo che mi serva. No, vabbè, frecce. E sta andando bene questo match alla fine. Principe nero. Pam. Se dovessi fare la stessa cosa, infatti, qua. Non so se. Perché lui mi metterà il Gran Cavaliere, quindi preparo il P.E.K.K.A. Preparo il principino. Preparo l'orda di scheletri. Stavolta l'ho fregato perché c'è lo scheletrino. Aia, due scintille fanno parecchio male. Fanno parecchio male due scintille. Però il principino lo counterà tanto. La scintilla, peccato. Peccato, mi devo subito caricare il pack. Veloce. Non abilitavo. Questi abilitano tutti. Tutti abilitano. Devo difendermi co col cannoniere che. Vediamo se l'orda. Eh no, questo ha parlato dell'orda di scheletri perché appunto il cannoniere la riesce a counterare molto bene. Il minatore può fare ben poco. In realtà no. In realtà no. Ha veramente ucciso la guardiana Pekka qui. Adesso il principino può fare i danni. Può fare i suoi danni. Se mette le frecce. Attenzione al Gran Cavaliere che. Ok, viene fermato. Viene fermato. Perfetto. Guardiana. Metto assolutamente il Pekka qui. Lui mette. Mette la scintilla. A questo punto. No, fermati! Te dico fermate! Pecca. No, lui quando inizia a caricare roba è proprio infermabile. No, infatti abbiamo perso. No! Aspetta! Ho vinto, non è vero, ho vinto! Oddio! Come l'ho sudata, non so. Non so come ho fatto a vincere. Mi dovrò rivedere la registrazione perché. Non so come ho fatto. Non so come ho fatto. Ok, ci può stare. Adesso però devo fare una cosa. Devo cambiare deck. In questo caso elimino questo. Vado su collezione. Vado su Elisir per Elisir. E devo fare il deck più pesante possibile. Questa è la sfida. Gran Cavaliere. Non so se può workare questo deck oppure no, ma è per la scienza, è per verificare se ci posso riuscire, se ce la posso fare. Reclute. Barbari scelti dalla capanna. Quanto stiamo? Ok, 7.1. Incredibile.
Incredibile. Ok. Non so se riesco a vincere il ladder, ma fino a quando stiamo a questo punto e non siamo a 6.000 coppe, come ho detto, cioè come sto io da un altro account, allora si può anche fare la cacchiata. E infatti, io non me la devo giocare. Io non gioco, io non gioco. Io non gioco. Ma ti pare che no? Questo ha copiato il mio deck. Questo è il mio stesso deck. Vabbè. Quegli scheletrini. Riesco a counterarveli bene. Gran cavaliere qui per un attimo far girare il pecca. Secondo me, dai, ci può stare, ci può stare. Il pecca va giù. Il pecca va giù. Perfetto. Adesso dovrei metterci il tre moschettieri da dietro oppure le reclute. Ok. Io vado di reclute. Anche se il gran cavaliere le countera molto bene. Questo pure è un deck bello pesante. Credo che i barbari scelti. Credo che debba mettere i barbari scelti. Madonna, avere le carte non livellate è veramente un casino. Per questo l'andrò a perdere. Perché tre barbari si sono mangiati due barbari scelti. L'hanno proprio distrutti. E infatti, vedete, il pack al 14. Sì, al 14 magari. Il pack al 12. Poi pian piano riesce a cavarsela. Torre infernale. Questo è tutto. Questo. Allora, non so se nel per due riesco a cavarmela un po' di più. Sta il fatto che tre moschettieri qui. Metto il golem. È un po'. È proprio quel deck che ti diverti a usarlo nelle amichevoli, ma i ladder ti distruggono perché hanno P.E.K.K.A. e Gran Cavaliere. Ma è un'altra storia, dai. Gran Cavaliere. Vi giuro, io non sono uno che gioca deck Gran Cavaliere. Infatti, quando me lo trovo contro è sempre un casino. Devo mettere i barbari scelti. All'otto proprio non riescono manco a one shottare un mago. No, ok. Comunque non l'ho vinta, cioè. Abbiamo visto che questo deck diciamo che non va bene perché non è livellato, non perché fa schifo. Adesso vediamo se che cosa succede se lo provo qui. Facciamo questa partita e poi il video finisce perché. Perché il video finisce? Perché deve durare 10 minuti. No, vabbè, quello per dire. Non so se mette la capanna dei barbari o il mastino lapico, per esempio. Ecco. Capanna dei barbari. No, non so che cosa. Non so manco che cosa sto facendo io. Non ve la prendete con me. Non dite che sono scarso perché. Sì, sono scarso e no. Mazza questo. Se non è scarso questo che contro. Tre moschettieri. Quel cavaliere là. Sperando che non abbia la fireball. Se ha la fireball. La pirotecnica. Ha ciclato un'altra gang di goblin. Metto il gran cavaliere. Vai, gran cavaliere. E quel cavaliere lo devo lasciare lì. Lascio il cavaliere, però invece il cavaliere quello grande, il gran cavaliere si fa letteralmente distruggere da un mini pecca. Reclute. Cioè, alla fine lo giochi così il deck, mentre lui difende le mie carte, io sono già pronto a mettere un'altra carta. Cioè, proprio questa è la cosa.
Solo che lui mi fa i danni col cavaliere. Quelli non li. Ho fatto l'errore più grande che io potessi fare. Per fortuna che la pirotecnica non se ne frega proprio. Io li lascio fare. Devo sperare nel per due perché questo non ha carte forti. Non ha carte che. Cioè, sono forti le sue carte, ma. Diciamocela tutta. Mo' provo a ripartire. Golem. Gigante, non. Gigante con la strega. A proposito, se volete, nel prossimo video vi porto gigante con la strega. E niente, vediamo. Mazza, non gliene frega minimamente del golem. Ma questo non gliene frega. Ecco, mini pack. Solo adesso lo mette. Vabbè, dai, mastino lavico per ride. Mastino lavico per noi. E questo c'ha i maiali, però. Questo c'ha i maiali. C'ha i maiali royal. Che dire? Anche questo video, perché non facevo video da molto tempo e oggi vi porto questo video, anche questo video è giunto al termine e se volete nel prossimo video, anzi, guarda, anzi, guardate, faccio una cosa, shoppo questi. Per portare su le carte. Anche se avrei potuto. Vabbè, dai. Non ci ammazza nessuno. Barbari scelti. Al 9. E reclute che non le posso potenziare. In realtà sì. Reclute Royale. Livello 9. Camana dei barbari. Non riesco a potenziarla. Niente. Vediamo. No, vabbè, mi sono deciso. Ladder seria con questo deck. Non so effettivamente quanto mi convenga giocare questo deck, ma appunto, metto il principe veloce, lo sapevo. Era questo quello che volevo dire. Metto il principe veloce perché per evitare la sua carica. Ho il domatore che lo so usare bene. Il moschettiere pure, diciamo. Metto degli sgherri. Avrei potuto mettere le frecce? Sì, però non voglio sprecare più di tanto l'elisir. Metto il domatore che viene supportato dagli sgherri. La strega è. La strega. La strega la devo buttare giù. Arcieri. Ok. Il moschettiere sta prendendo la strega. Non lo so. Perché devo giocare il cavaliere, devo giocare il principe. Devo caricarmi. Frecce. Ecco, per esempio adesso mi ha distrutto il cavaliere, anche se ce l'avesse il 14, anche se ce l'aveva 14, mi avrebbe distrutto comunque. I livelli sono stra importanti. Sono stra importanti i livelli. Il pack al 12 contro i livelli 10 proprio distrugge questi giocatori qui. I giocatori senza denti. Come fossero dei giocatori senza denti. Strega, metto la fireball. Fireball qui. Veloce, ho messo il cavaliere. Velocissimo frecce, anche se lui avrà il barile goblin. Adesso ho il barile goblin, lo devo. Infatti, sgherri. Predict. Lo sapevo? Ma ci stanno i goblin. Ci stanno i goblini che hittano. Ma.
Ecco, principe. Oppure come lo chiama? Oppure cavaliere. Citando il mitico Ciccio. Niente, niente. Ok, 999 di vita. Lui ha iniziato a capire come gioco. Ok, adesso distrugge la strega. Questo è il problema. È questo il problema, il barile goblin. Il problema è il barile goblin. Che... No, ho perso, ho perso. Con questi deck, soprattutto se avessi beccato Gran Cavaliere, non ne saremmo usciti. Gran Cavaliere becca quel deck che aveva quello inamichevole. Non ne saremmo usciti. Spirito cura, ci può stare. Portiamo su niente, non portiamo su nessuno. Ma ho lo spirito cura, quindi dai. Anche per oggi il video. Aspetta. Anche per oggi il video può terminare qui. Vi saluto e ci vediamo alla prossima su Clash Royale. Ciao.